Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. 2000 anni fa non c'era la carta stampata, non c'erano internet, né posta elettronica, cellulari, radio, televisioni. Eppure alcune parole dette in un oscuro paese ai margini dell'impero romano si sono subito diffuse. Hanno fermentato la storia e le situazioni di tutti i popoli. Erano parole di Dio. Dette da uomini con semplicità, a volte la grammatica delle frasi lasciava anche a desiderare. Certo, ci sono state anche brutture e cose sconvenienti in questi 2000 anni di cristianesimo, ma questo, se da un lato dispiace, dall'altro non può meravigliarci più di tanto. Dipende da dove cade il seme buono e potente della parola di Dio. Se cade lungo la strada o su un terreno sassoso, oppure tra i rovi, è ovvio che non può portare frutto. Non meravigliamoci troppo se il terreno dell'umanità e della Chiesa è fatto anche di strada battuta, di pietraie e di rovi. Non meravigliamoci troppo se anche oggi è così e così sarà anche domani. Gesù Cristo, bravo inventore di parabole, si meraviglia che in questo terreno così variegato qua e là ci sia anche terra buona. E quando il seme che cade in quella terra buona è la parola di Dio, il frutto non è abbondante e basta, è addirittura eccezionale. Il seme che cadde su terreno buono diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Qui siamo proprio al di là di ogni più rosea previsione. Ecco di che cosa si meraviglia Gesù. Una meraviglia gioiosa, fiduciosa, addirittura entusiasta. È come se dicesse: sarà pur vero che tanta gente non ascolta, che altra gente ascolta ma non fa, ma è anche vero che la gente che ascolta dà modo a Dio di fare davvero grandi cose, cambiando la faccia della terra, il volto della storia. No, non siamo noi cristiani a cambiare il mondo, è la parola di Dio che attraverso noi cambia la faccia della terra. Per cui guardiamo pure le cose storte, sia nella nostra vita, sia attorno a noi. Non facciamo finta che non ci siano. Ma ricordiamoci che se vediamo sempre e soltanto quelle, il nostro sguardo è strabico. Ovunque c'è un po' di terreno buono, la parola di Dio cresce e porta frutto. Un frutto così sovrabbondante da compensare ogni perdita. È a questo sguardo fiducioso che vuole ridestarci oggi il Signore con la sua bella parabola del seminatore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.